social. Ben trovati cari ascoltatori, cari amici di Live Social, siamo di nuovo qui, io sono Chiara, questa è Radio News 24, tante interviste, tante storie, tanti ospiti nel nostro programma radiofonico. Vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio, mettere mi piace e condividere i video delle nostre interviste. Ora vi porto nel mondo dell'osteopatia e della fisioterapia grazie al nostro prossimo ospite, il dottor Emiliano Raciti. Benvenuto dottore. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, qual è la differenza tra fisioterapia e osteopatia, come le coniuga nel suo lavoro? Allora, intanto io ho entrambe le specialità, ecco, sono sia fisioterapista che osteopata. Allora, diciamo che la fisioterapia si occupa della riabilitazione, quindi in riabilitazione post chirurgica, per esempio la riabilitazione dopo intervento di legamento crociato anteriore o posteriore, problematiche alla spalla quali strap lesion, quindi diciamo che la fisioterapia si occupa della riabilitazione, anche di riabilitazione neurologica, quindi una riabilitazione post ictus o problematiche appunto neurologiche, sclerosi multipla e quant'altro. Mentre l'osteopatia e tra l'altro la fisioterapia può utilizzare mezzi di terapia fisica, quindi appunto esiste il laser, la tegar e le varie correnti elettriche, mentre l'osteopatia è una medicina manuale che si occupa dell'organismo in maniera olistica, quindi a 360 gradi, grazie soltanto all'utilizzo delle mani, quindi non lavora in patologie, ma in disfunzioni. Questa diciamo è la grande differenza tra le due, ma io avendo tutte e due le qualifiche mi occupo di entrambe le cose. Ed è insomma una cosa molto bella perché ha una visione sicuramente più completa, più ampia. E quindi diciamo lei utilizza a seconda del cliente, delle esigenze del cliente, l'una o l'altra o insomma insieme le due? Sì, diciamo che io cerco di utilizzare entrambe le tecniche, faccio un mix tra entrambe le discipline. Certo, quando è che si decide di andare da un osteopata, da un fisioterapista? Sì, allora diciamo che è opportuno rivolgersi a un osteopata anche a scopo preventivo per mantenere quella che è l'armonia funzionale del corpo. Infatti diciamo che l'osteopata può individuare la presenza di scompensi dell'organismo e li può arrestare prima che diventino patologie. Inoltre è bene rivolgersi a un osteopata quando abbiamo appunto problematiche muscolari, tendine o osteoarticolari, sia dovute al trauma ma anche sintomatologie acute e croniche, quindi per esempio per cervicalgie, lombocefalgie, epicondilini, distorsione della caviglia, elongazioni muscolari e via discorrendo e quant'altro diciamo. Ecco.